Ciao ragazzi, ben ritrovati su Fallout, puntata 31 dedicata alle armature uniche. Come ben visibile mi trovo sul Pridwen, entriamo per vedere cosa dobbiamo andare ad ottenere. La caduta dell'istituto ponte di comando. Dunque, dal ponte di comando scendiamo al ponte principale, dove sono io ora. Acquattiamoci e giriamo a destra per la stanza dell'infernale Quillan. Direi più tedioso che infernale. Infernale era un vecchio film di Orson Welles. L'infernale Quillan. Allora, c'è il gattino, che è sicuramente molto più simpatico di lui. E nel mio caso c'è anche Pam, che però è girata dall'altra parte, non ci rompe. Momento opportuno, eccolo. Dai. Ed ecco l'armatura di Quillan, del tedioso Quillan. E lo lasciamo in mutande. Ok. Casomai, se avete difficoltà, prendete uno Stealth Boy e risolvete il problema. Se vi interessa, se vi piace particolarmente questo tipo di armatura, potete trovarne altre, non uniche e non propriamente identiche, chiamate armatura dello scriba delle scienze. Quindi, ovviamente, indossate dagli scribi. Scriba iniziato, capo scriba, la indossa lei, ad esempio. Eccola. Ah, la indossa anche Madison Lee. Comunque, si trovano in quantità. Poi tra un attimo vedremo qual è la differenza. Ecco cosa abbiamo rubato. Abbiamo una resistenza ai danni di 1, solamente 1, ai balistici e 15 all'energia. E tra l'altro, quelli rimarranno perché l'armatura di Quillan non è modificabile. Così come non è modificabile l'armatura dello scriba delle scienze che abbiamo visto poco fa. Come parametri sono identiche, esteticamente invece un po' diverse. Adesso le indosso, almeno lo vediamo meglio. Anche questa non modificabile. Ed ecco il pezzo a cui è dedicata la puntata. Devo dire che esteticamente non è affatto male, tutt'altro. E poi probabilmente a un personaggio uomo sta meglio che al mio personaggio donna, così credo. Comunque, meglio a me che a Quillan, quello sicuramente. Bella. Vediamo l'altra. Si differenziano innanzitutto per il colore, questo è molto più chiaro. Sinceramente io lo preferisco, anzi, avrei preferito proprio questo colore sull'armatura di Quillan, per i miei gusti. Poi ha quel cerchio di metallo sul davanti, non so quale possa essere l'utilizzo. E in più questo marchingegno sul retro. Fortunatamente non molto ingombrante. Fa la sua figura comunque. Allora ragazzi, direi che è tutto anche per questa armatura di Quillan. Devo dire in conclusione che, considerando che non ha perk, che è sprovvista di perk, considerando la bassissima resistenza ai danni, è un pezzo che potrà far gola solo a chi l'ama veramente a livello estetico. O a chi se ne sbatte altamente delle resistenze. E diciamo che per me potrebbe andar bene. A parte gli scherzi, o vi piace o l'amate a livello estetico, o penso che dormirà sonni molto profondi dentro un armadietto. Direi che potrebbe andare così. Ok? Comunque, ci salutiamo qua e ci sentiamo alla prossima. Bye bye.